Ci troviamo con Rudy Zeni dell'azienda Zeni Anonima per Slow Wine Trentino. Ciao Rudy, dove ti trovi? È la prima domanda. Allora, ciao a tutti, ciao Andrea, mi trovo nell'areale del Masonero, quindi siamo ai sorni di Lavis, Masonero che rappresenta ormai la nostra panacea agricola e enologica. Sentiamo un bel sottofondo di natura. Ah sì, c'è la fontana, perché qua al Masonero c'è una risorgiva a circa 80 metri di profondità. Ovviamente è la nostra fortuna per l'irrigazione di soccorso di tutto il Maso. E il Maso stesso è appunto circondato completamente dal bosco, e questo ci permette ovviamente di aver innestato tutti quei discorsi della conduzione biologica, che sarebbe stato impossibile ovviamente innestare nel contesto dove ha avuto origine nel 1882 tutta la nostra storia di famiglia di vignaioli. I lettori della guida, ma anche chi, anzi soprattutto chi vi conosce, sa che hanno potuto leggere almeno i vignaioli, scusami, i lettori, che la vostra azienda è un'azienda che si fonda su due zone, appunto. Il Masonero, siamo ai Sorni, siamo in collina, siamo sulla sinistra dell'Adige, le colline bellissime che vanno da Faedo fino verso Pressano, e poi la zona dove, diciamo, ha sede la cantina, quella a cui siete più legati, diciamo, storicamente, che invece è la Piana Rotaliana. Assolutamente sì. Infatti tutto i zeni viticoli e vignaioli hanno origine appunto vicino al fiume Adige, a Grumo. Diciamo che l'Adige è ancora nel 1882, quando appunto ci piace ricordare il nostro avo Roberto Zeni, appunto, aveva questa piccola osteria o frasca, ancora sotto l'impero austro-ungarico, e lì veniva fatta la mescita del suo teroglio. Quindi diciamo che l'attività vignaiola è per noi ormai centenaria, come l'attività di distillazione, perché a noi piace ricordare sempre la nostra attività come un'attività a ciclo chiuso, quindi la coltivazione dei nostri 12 ettari, 12 ettari e mezzo di superficie vitata, la trasformazione totale dell'uva ovviamente in vino di varie tipologie, dai più giovani alle riserve, ai Trento DOC, e appunto dopo sublimare e ottenere la grappa utilizzando le vinacce, esclusivamente le vinacce che vengono ottenute dalla cantina attigua. E difatti a me piace ricordare sempre che la nostra distilleria è appunto una distilleria agricola, nel senso che distilla effettivamente le vinacce che vengono dall'azienda agricola. Quindi copriamo al 100% tutto quello che la campagna, la nostra campagna ci può dare. Un ciclo chiuso, insomma, che racconta tra l'altro perfettamente quella che è la storia e la tradizione trentina, quindi la campagna, il vino, e a chiudere il cerchio appunto la grappa. Chiamarla grappa agricola mi fa un po' paura, perché la grappa agricola, almeno dalle mie parti, è qualcosa di che sicuramente non assomiglia alle grappe di Zeni. No. Difatti, grappa di origine agricola è meglio specificare, al caso due equivoci degli amici delle dogane. Quindi è assolutamente un qualcosa che vuole ricordare l'origine e non esclusivamente il concetto magari solo dell'imbottigliamento. Che noi, essendo vignaioli, questo aspetto dell'origine e del prodotto imbottigliato è un qualcosa che ci sta molto a cuore, di cui andiamo sempre fieri e orgogliosi, e difendiamo in qualsiasi possibilità e specie di attività. Quindi giustamente noi lavoriamo su tante cose, però è il nostro modo di fare, siamo curiosi di affrontare anche nuove sfide. E appunto lavoriamo su due territori completamente diversi. Uno è il campo rotaliano, dove appunto ci cimentiamo ormai nella totalità con esclusivamente il Teroldego,
e uno è l'areale del Maso Nero, dove lavoriamo invece tutte le altre varietà, perché a scanso due equivoci, questo maso, il Maso Nero, è stato acquistato nel lontano 1986, uh-huh. E quando il papà e lo zio, perché l'hanno acquistato loro, l'hanno messo nel loro portafoglio, dicevano: i zini, gli ematti, sono andati in montagna, pensano di fare chissà che cosa. E ovviamente è stato un approccio molto difficile, perché passare dal campo rotaliano con una facilità... Scusami, in montagna bisogna dire che la distanza, sì. La distanza da casa, diciamo, dalla cantina al Maso Nero in linea d'aria sarà forse un paio di chilometri scarsi. 2 chilometri, sì, dai, esatto, 2 chilometri. Però si passa dai 210 metri di grumo fino quasi ai 580 della punta più alta del Maso Nero. Quindi effettivamente è una vicinanza ridicola quasi, però con una differenza di microclima importante. E a oggi questo ci sta, è un asso nella manica incredibilmente importante per noi, questo secondo areale. Ecco, quindi zona al Maso Nero da Bianchi, dove avete sperimentato tante varietà bianche, c'è sì. Anche del Teroldego, quindi il Teroldego anche di collina, un Teroldego dei sorni, potremmo definirlo, giusto? Quindi diverso da quello che invece cresce e raccogliete in piana rotaliana, quindi grande differenza di suoli, di esposizioni, di clima, quindi di attitudine anche delle due vigne, dei due corpi, diciamo, dell'azienda. Lì al Maso Nero è la zona dove producete anche le basi dello spumante, giusto, del Trento, di cui siete una delle aziende un po' di riferimento tra gli artigiani, tra i piccoli produttori. Grazie. Sì, proprio la differenza di terreno ovviamente è la base di tutto. Parlando di Teroldego, effettivamente abbiamo il campo rotaliano che ci regala molta frutta, molta ciliegia, un Teroldego molto più diretto, con un tannino molto delicato. Ovviamente parlo della mia zona delle Albere o dei Pini quando lo portiamo nella nostra riserva. Però tendenzialmente il terreno e il microclima del campo rotaliano ti dà questo. Al Maso Nero invece il Teroldego del Maso, che è appunto della linea Schwarzhof, viene invece su un terreno dolomitico allevato a spalliera come sistema di allevamento, ci dà un Teroldego con un'acidità superiore, ma con una struttura, una tessitura di gran lunga superiore. Pur avendo lo stesso clone, lo stesso portainnesto che abbiamo addirittura in campo rotaliano. Questa è la grande magia che magari certe volte non ci si crede, che magari certe volte si dicono che sono solo la storia dell'orso, no? Diciamo, si dice da noi. E invece l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che dà due tipologie molto diverse. E quindi in automatico anche tutte le varietà bianche. Qua abbiamo quella che primeggia, è la Nosiola, che stiamo valorizzando tantissimo come varietà bianca. Ovviamente la collina dei Sorni, Pressano, è un areale in cui la Nosiola, nulla da togliere ovviamente alla Nosiola della Valle dei Laghi, perché è un altro areale con dei connotati fortissimi, però se guardiamo da quest'altra parte della Valle dell'Adige, la collina dei Sorni è quella che per la Nosiola dà una sferzata di mineralità, di salini, di salato e di espressione anche di frutti, di fiori, di campo, come nella parte aromatica, che non ha uguali. Quindi, ripeto, qua il Maso, anche per gli appassimenti, il nostro moscato rosa che vendemmiamo, se la drosofila non arriva prima di noi in vendemmia, riusciamo a posticipare la vendemmia fino addirittura a fine novembre. Quindi è un toccasana un po' per tutte le varietà. Non per ultimo, ovviamente, il Trento Doc. Il Trento, che lo Chardonnay, il Pino Nero, che è il Pino Bianco che abbiamo qui in produzione, trova anche qua una grande libertà di maturità. Poi noi, anche facendo una raccolta un po' particolare per il Trento, qua ci permette di giocare un po' su questi aspetti delle tempistiche di raccolta,
cosa che in pianura, dove avevamo i vigneti fino agli anni 90, non sarebbe possibile innestare tutti i discorsi che stiamo facendo adesso. Hai parlato di nosiola, di valorizzazione, da sempre voi la nosiola avete un po', siete degli interpreti anche della natura eclettica della nosiola, no? Sì. Avete fatto, penso siete stati i primi sicuramente a fare una nosiola spumantizzata, una versione molto pop, molto popolare, quasi ad anticipare insomma queste mode dell'aperitivo, no? Avete fatto una nosiola classica che è la Palustella e poi da lo scorso anno, 2 anni giusto? Invece avete anche sperimentato con una nosiola con una visione sicuramente diversa e magari vuoi raccontarla questa terza versione di nosiola che è molto felice tra l'altro. Grazie. Sì, sono tre espressioni quasi diametralmente opposte, però la materia prima è molto interessante da essere lavorata in maniera diversa e quindi dalla bollicina denominata, battezzata col nome Arlecchino, ancora nata nel 94, quindi effettivamente ante moda bollicine, per arrivare alla nosiola tradizionale e appunto l'ultima nata, la nosiola Schwarzhoff, in cui ci si è rimessi un po' a pensare. Schwarzhoff per noi infatti è la parte un po' più sperimentale, se vogliamo, delle nostre etichette e lì effettivamente sono andato un po' a verificare tutto quello che c'era scritto nei libri ma mai applicato in casa nostra, quindi una macerazione molto pulita, tecnica, di 8 giorni, a una temperatura che oscilla tra i 26 e i 27 gradi, quindi quasi una macerazione in rosso, e con le sue belle follature 2 volte al giorno, e dopo quindi una separazione della parte solida e un leggerissimo passaggio in legno già utilizzato del terzo, quasi del quarto anno. Quindi ha perso ovviamente l'impatto da vaniglia, però ovviamente arricchisce tutto quello che è la microossigenazione del vino stesso. E devo dire magari che non proprio un orange wine come di moda, no. Ma una nosiola vinificata in rosso con una sua logica, con una ricerca di struttura, di polpa. Esatto, sì, non è un'estremizzazione, perché dovevo andare un po' con i piedi di piombo e vedere effettivamente su un contenitore neutro, infatti è stato scelto l'acciaio come contenitore di vinificazione proprio per questo motivo, proprio per il motivo di vedere se la buccia effettivamente riesce a cedere dei precursori aromatici interessanti che con la fermentazione, perché questi è fermentato con lieviti comunque selezionati. Lo step dei lieviti indigeni lo stiamo lavorando in parte, ma non ancora, diciamo, non siamo ancora sicuri dei risultati e quindi per il momento stiamo lavorando con un selezionato ancora, però estrapola dei profumi e un caratterino mica male, che tutti quelli che assaggiano questo ci dicono: ma questa è la nosiola, ma è impossibile che abbia questa tessitura e questa grana, perché di solito la nosiola è un po' più anonima, non ha questa persistenza. È un gran bel dire quando ti portano questo risultato, pur avendo sempre una gradazione alcolica dei 12 gradi, 12 gradi e mezzo, che anche quella è la doppia soddisfazione, secondo me, cioè avere un vino di persistenza, compatto, polposo, ma con una gradazione alcolica anche modesta, comunque che ti permetta di un consumo anche interessante, cioè poter versi quel bicchiere in più senza avere grandi paure. Quindi è tutto un insieme di correlazioni che incuriosisce molto la lavorazione. Un altro vino che spesso un po' stupisce, perché anche lì è stata una scelta
un po' controcorrente è stato questo metodo classico, questa riserva prodotta con il pino bianco. Sì. Lì, anche lì è nato un po' stavamo col papà, stavamo mettendo a posto un po' il magazzino e ho trovato una bottiglia di un pino bianco che si chiamava Sortì, che aveva, quando l'ho tirato, aveva 8 anni dalla data di imbottigliamento. Mi ho guardato il papà e facevo, a mezzogiorno ce l'apriamo e vediamo cosa succede. È stato ovviamente siamo rimasti sbalorditi dalla durata e dall'evoluzione che aveva avuto il pino bianco in bottiglia. E allora, guardandoli, faccio ovviamente era il momento in cui c'era già un po' di fermento della cucina, quindi avevamo anche un po' di interesse ovviamente a scovare qualche prodotto nuovo. E ho detto, ma se questo effettivamente facciamo una base spumante e vediamo cosa porta, potrebbe essere una bella scommessa. E quindi, sinceramente, il pino bianco nella spumantistica è sempre stato un po' messo da parte perché effettivamente in certi contesti può chiudere leggermente amaro e quindi ovviamente difficoltà di gestione della liqueur, dei dosaggi e quant'altro. E quindi nella bibliografia è sempre stato un fanalino di coda, un po' come il pino meunier o altre varietà, però il disciplinare lo abbiamo letto e riletto. Se la grammatica non è un'opinione come la matematica, ha detto le O non ci sono, è tutto e quindi possiamo utilizzarlo. Quindi da quel giorno, ma sì, dai, al massimo tra qualche compleanno, qualche cresima, battesimi, un po' di bottiglie di spumante servono sempre, male che vada. E quindi da lì una raccolta comunque sempre leggermente posticipata, come il nostro fare per le base spumante. Addirittura lì ci sono andato pesante perché è stata fatta una fermentazione alcolica in legno, poi ha fatto la malolattica e quindi dopo 6 mesi abbiamo fatto il tiraggio. Era quasi un vino più che una base spumante quando abbiamo fatto, però ho detto ok, ci giochiamo queste 500 bottiglie e vediamo cosa succede. Di lì sono passati 6 mesi, eravamo al maso, in potatura, e vabbè, farà freddo, ma l'aperitivo bisogna sempre, pur sempre farlo, quindi sbocca la volée questa bottiglia, e c'era qua mio zio, mio cugino, eravamo qua tutti, e detto, ma da dove l'hai tirato fuori questa bottiglia? Che catasta, catasta, il cestone non è grandi robe, è impossibile che è questo. Domani lo porti giù in cantina e in sala degustazione lo assaggiamo perché non mi torna che sia una roba del genere. E allora l'ho assaggiato in cantina e effettivamente aveva sviluppato un'aromaticità, passiamo il termine, che non esiste nel pino bianco, quindi questo ananas molto maturo, ovviamente il concetto della vaniglia, un colore quasi dorato, una bollicina molto molto fine, quasi evanescente. Ma hai fatto una prova di dosatura stanotte perché è a posto così, cioè non serve fare niente, ma no, è lui così. E quindi da lì è nato il dosaggio zero, perché effettivamente, tecnicamente, dovrebbero ritirare il diploma per aver fatto un dosaggio zero tecnicamente così, perché non ha niente a che vedere, però gustativamente e organoletticamente è risultato molto valido e quindi pino bianco è nato Maso Nero dosaggio zero pino bianco secco, quindi 0 grammi di zuccheri, zero liqueur aggiunta e quindi ravocato con lo stesso vino e adesso siamo arrivati a essere una riserva perché ha i 60 mesi di affinamento e non ha perso nemmeno la sua potenza aromatica, che era uno degli altri problemi che avevamo messo come asterisco, perché se è già pronto dopo 6 mesi, dopo i 12-18, avevamo paura che questa grande aromaticità potesse un po' Potesse avvenire. crollare. Esatto, invece no, è un bel fuoriclasse, sempre in quantità ridotta come produzione, infatti sono bottiglie sempre numerate annata per annata, però sta piacendo molto. Ecco, la vostra è una famiglia di enotecnici, di frequentatori della scuola di San Michele, no? Siete affezionati come famiglia.
Diciamo che il professore San Michele sanno che comunque uno zaino prima o poi si passerà di lì. Non ci si scappa. Questa grande cultura, questa formazione che vi siete fatti, non vi ha frenato nel portare anche un'idea della coltivazione biologica, giusto? E al Maso, se non sbaglio, già dall'inizio siete partiti con una certa idea di lavorazione, poi l'avete un po' esteso a tutta la superficie dell'azienda. Sì, sì. Lì diciamo che è stata più una presa di coscienza molto personale. Devo ammettere che è partita principalmente da mio papà, che ha detto: qua ragazzi, io sono stufo di vedermi la mia campagna diserbata e rovinata da queste lavorazioni. Gli antibotritici li avevamo già eliminati ormai da più di 30 anni, sempre stato un po' una volontà di abbandono di questa cosa. Gli altri prodotti purtroppo bisognava utilizzarli, perché finché non avevamo il Maso, ovviamente la paura di non raccogliere l'uva a settembre c'è sempre stata. Quindi per fortuna in quell'anno noi abbiamo iniziato il grande salto al biologico nel 2008. Io avevo appena finito l'università e diciamo con una forza in più, ovviamente ho detto: ok, facciamo questo salto, perché richiede comunque un impegno anche maggiore in campagna e un'attenzione, un cambiamento anche di mentalità e di testa. Però diciamo che è stato recepito in maniera molto, molto veloce e con dei risultati da subito veramente importanti. Il Maso ovviamente è un areale che permette con una buona facilità il concetto del biologico, perché c'è grande aerazione, c'è grande ventilazione, abbiamo l'ora che soffia sempre regolare, non abbiamo ristagni di umidità, la forte pendenza ovviamente aiuta al drenaggio delle eventuali piogge. L'allevamento a spalliera, il Maso Nero è stato uno dei primi guio piantati in Trentino, quindi anche lì già da un'impostazione di produzione ettaro bassa, perché biologico vuol dire tante cose, non vuol dire solo trattamenti, e porta innesti deboli anche qua, quindi tutta una serie di cose che ci ha portato a avere anche una grande soddisfazione in cantina, perché vedere l'innesto di lieviti su vasche gestite in biologico rispetto a una coltivazione convenzionale è proprio il giorno e notte. Cioè, non serve. Mi ricordo che mi raccontavi di questa differenza, no? Di questa presa di coscienza anche sulla, appunto, poi sulla vinificazione diversa, quindi sulla, chiamiamola facilità, non è giusto dire facilità, però sulla differenza. No. Dello sviluppo della fermentazione. È incredibile, perché alla fine dei conti il lievito è un fungo. I trattamenti principali che si fanno contro in campagna sono fungicidi e quindi ovviamente il passaggio è molto facile. Avere un substrato in cui non hai nessun residuo, anche se gestisci i tempi di carenza, anche se stai attento tutto quanto, però poco o tanto un piccolo residuo c'è sempre, e quello secondo noi limitava un po' delle fermentazioni molto più lineari, e soprattutto fermentazioni senza l'utilizzo, che possiamo fare senza l'utilizzo di tutta quella gamma di additivanti di fermentazione. Quella è tutta una cosa che meno ce n'è meglio è, e quindi ben venga un po' questa gestione, ovviamente con delle difficoltà di gestione che non si nascondono, perché i trattamenti devono essere molto tempestivi, devi essere sempre collegato al meteo per vedere quando sarà la prossima, la prossima pioggia, le riduzioni etero, le sfogliature, le lavorazioni del terreno, cioè è complessa, ecco, però è il nostro lavoro. Non da meno la lavorazione lì al Maso, dove quelle pendenze diciamo che non vi aiutano. Per gli operatori non dico che sia un rischio tutte le volte che si monta sul trattore, però insomma bisogna essere molto coscienziosi.
È difficile, infatti si continua ogni anno a cercare macchine che ci aiutino un po' di più, perché per fortuna comunque riusciamo a lavorare con una trattrice, però bisogna essere dei bravi piloti, effettivamente, non bisogna aver paura del vuoto. E infatti anche il discorso dei sovesci, che è un elemento importante del contesto biologico biodinamico, li stiamo facendo su piccolissime pezzettini, perché a noi il cottico erboso vuol dire salvezza, vuol dire che non dobbiamo tutti gli anni andare come un Valtellina a recuperarci la terra in fondo ai filari e riportarla in cima. C'è tanto scheletro, quindi c'è difficoltà di semina, c'è difficoltà di interramento, non è così scontato, ecco, un territorio così. Ha dei grandissimi vantaggi che sono inequivocabili, però la difficoltà dietro c'è. Quindi noi siamo dal 2011, quindi certificati bio, con l'ICEA, perché la certificazione per noi è comunque anche lì un passaggio fondamentale. E appunto adesso pian pianino anche le etichette stanno riportando in retro la certificazione completa, e pian pianino arriveremo a quasi tutta la totalità della produzione. La difficoltà ovviamente nel Terodego, perché in campo rotaliano c'è la difficoltà del frazionamento e quindi è più difficile, però sono fiducioso che si riesca ad arrivare, sicuramente. Ecco, Teroldego, tu fai parte di quella combricola di amici volenterosi che sono i Teroldego Evolution. Anche tu, quindi, una nuova generazione. Nel Teroldego Evolution abbiamo queste, non mi ricordo mai, 9 aziende, giusto? 9 aziende. Un po' che sono nuove, sono realtà molto giovani, appena nate, altre invece abbiamo appunto una rinascita, quindi un nuovo ingresso della generazione che cerca di rilanciare questa varietà e questo territorio, questo vino. Tu sei uno dei protagonisti, tra l'altro con un Teroldego che rappresenta un po' tutte e due le espressioni, c'è quello di collina che è quello rotaliano. Ma no, difatti è un gruppo molto coeso, molto, molto compatto, e abbiamo fatto anche un bel percorso di crescita, perché oltre la parte esterna che si vede un po' così dai canali social, dietro c'è un lavoro di coaching fatto 2 anni fa, che appunto ha fatto trasparire un po' le personalità di ognuno. Sui social sembra che vi divertite tantissimo, perché bevete e mangiate, in realtà c'è qualcosa alle spalle, giusto? Dopo purtroppo abbiamo qualche vizio, quindi da qualche parte deve scaturire. In realtà si lavora insomma in questo gruppo, non è solo passare le serate a bere vino. No. Poi adesso stiamo lavorando di più, perché proprio facciamo solo via video, quindi non possiamo più andare a cena, insomma, ecco, quindi dobbiamo proprio lavorare e basta. Però stiamo facendo anche un focus interno, perché a noi interessa soprattutto quello. Dopo la parte esteriore, sì, è importante. Avevamo anche in ballo una piccola presentazione da fare a maggio di quest'anno, però ovviamente è stato tutto rimesso nel cassetto per il prossimo anno. Però con il disciplinare che ci siamo messi tra di noi, è un auspicio molto forte per un'attenzione al Teroldego importante. Ovviamente tutto si riassume solo in piccole 3 cifre che conosciamo benissimo, che è la produzione etero, che è un po' il cappello di tutto, però all'interno del nostro disciplinare ci sono anche tante altre cose che in parte praticamente la maggior parte delle aziende firmatrici del Teroldego Evolution lo stanno già facendo. Chi è un po' più avanti, chi lo sta facendo, chi lo sta ultimando, chi lo sta imparando, però gli intenti sono veramente buoni. Stiamo già facendo un gruppo che è forse la parte più importante per il futuro, è fondamentale per il Teroldego. Ecco, questo non per definire tanto uno stile di Teroldego, giusto perché quello viene un po' demandato da ogni singola azienda, sì. Ma
per dargli più un valore territoriale, quindi con una valenza di un vino rappresentativo. Sì, sì. È più una volontà di, sì, appunto, di valorizzazione di una zona, del campo rotaliano. Lavoriamo dalla Rocchetta, che è la zona più fredda, fino alla parte più calda a sud di Grumo, dove siamo noi, e quindi ognuno ha territori, ha microzone con espressioni diverse, quindi ovviamente anche con una stilistica dopo diversa, perché anche in cantina ci sono gestioni quasi diametralmente opposte. Però quello che ci proniamo è che il Terol del Rotaliano sia di nuovo un vino rosso di riferimento del Trentino. Questo stiamo remando tutti in questa direzione, perché secondo me la maggior forza in questo momento è di particolare storico. Un'identificazione territoriale sarà quella che ci farà di nuovo ritornare in forza, altrimenti senza siamo di nuovo persi. Stiamo battendo anche un po' sui tavoli della provincia, proprio per dire è il momento di cambiare, ecco. È il momento opportuno per tanti motivi, ma a noi non interessa più di tanto il mercato, che deve avere meno produzione, ci interessa dire è l'occasione per metterci mano. Abbiamo avuto una riunione una settimana fa con il consorzio vini e ne abbiamo discusso, quindi ci teniamo particolarmente. Sì, è uno dei vini simbolo, come ce ne sono altri, però sicuramente è uno dei riferimenti. Penso che l'immagine del Trentino oramai si può costruire sul Trento Doc, sul Teroldego, abbiamo la Nosiola e il resto purtroppo, insomma, è quasi un corollario, non dimentichiamoci il Marzemino, se non si offendono, in Valle Galina. Però abbiamo diversi spunti che possono essere rappresentativi in toto del territorio, ma bisogna anche dargli una luce a tutti, la stessa luce, insomma, la stessa importanza. Sì. Infatti la provincia in questo momento storico ha, diciamo, degli input da parte di tutti i produttori, di ritornare ad avere una promozione effettiva degli autoctoni, che è stata abbandonata più di 15 anni fa per motivi politici, e se vogliamo inseguire un po' il case history positivissimo del Trento, ho fatto un investimento molto forte, puntuale, strutturato, e quindi dopo 10 anni è vero che c'è stato un trend di gusto che veramente ha incontrato, è arrivato tutto insieme, però è tanto vero che è stata fatta una promozione veramente forte, portando via anche delle posizioni di visibilità a gruppi e denominazioni ancora più forti di quelle del Trentino, però quello è fatto esclusivamente con la promozione, ma come quella nel turismo, per girarla su altri settori, che sta facendo adesso il Trentino, insomma, c'è una crescita, secondo me, ante Covid, di presenze anche solo in estate, secondo me lo vediamo che c'è veramente un flusso superiore, quindi se abbiamo una regione che da un punto di vista turistico funziona, o comunque inizia a funzionare, ci va tutto dietro. Però dobbiamo avere le nostre denominazioni forti presenti sulle bocche degli operatori, altrimenti Lugana de turno ne spazza la via de no. Sì, ma oltretutto il Trentino ha appunto questi micro territori che sono molto caratteristici. Il Tirol del Rotaliano viene un'area molto ristretta, la Nosiola, è vero che abbiamo due territori, però sono due territori che riescono a dialogare tra di loro per due stili comunque abbastanza diversi, la Collina dei Sorni, insomma la tua zona, e la zona della Valle dei Laghi, dove lì comunque si parla quasi più del vino santo. Abbiamo la Vallagarina con il Marzemino, con i Bordolesi, quindi abbiamo comunque dei caratteri ben distinguibili, dove un'idea di vino territoriale deve prendere piede. Deve. Dopo è una coscienza anche dei produttori stessi, dopo ovviamente anche noi abbiamo una gamma molto ampia,
perché ovviamente è frutto di 45 vendemmie dei miei avi e quindi ogni anno ci si doveva inventare qualcosa per essere sempre presenti sul mercato senza tradire ovviamente la propria origine. Però nel nostro piccolo la sfida attuale, quella che aveva fatto, te l'avevo detto già l'anno scorso, ma la sfida che mi sento un po' di questi anni è proprio nella nocciola, cioè proporre come è stato fatto 30 anni fa, 35 anni fa con una batteria di Teroldighi, per me adesso è il momento della nocciola, quindi stiamo proprio facendo qua dietro dei rinnovi anche quest'anno, nonostante tutto abbiamo continuato a investire nella nostra campagna e abbiamo estirpato una parte di Sauvignon, per esempio, e stiamo piantando nocciola perché ci crediamo e con tre diverse tipologie vedo che è molto apprezzata la cosa. È un credo, ecco. Dopo, il direttore della banca non è tanto convinto quando faccio queste cose, però fa parte del nostro lavoro e in cui lo Questo perché ricordiamo. lui preferiva il Sauvignon come vino? Ma no, perché dice sempre che produciamo troppo poco a Etolo, no? Allora quando vedi i conti, Rudy, Stevino, te ne fai qualche quintale in più o cosa? E allora faccio, sì, ma ti spiego questo. No, ragazzi, questo è il nostro volere, perché si nota dopo, noi siamo abbastanza meticolosi e vedi le annate in cui tiri un po' di più, le annate un po' che lasci qualcosina in più, si sente, insomma, quindi non è solo favola, c'è anche un Anche po' di realtà. concretezza. Di concretezza, sì, esatto, insomma, no? Ci sta. Beh, insomma, se allora rifondiamo un po' il parlare del Trentino sulla Nocciola e sul Teroldego, insomma, ci dobbiamo aspettare grandi cose. Beh, penso il nostro futuro e la nostra nuova chance anche in questo post-virus. Hanno fatto proprio l'altro giorno questa conferenza con le strade del vino e diciamo che come gruppo, come vignaioli, come produttori di vino, come mondo, diciamo che ricadiamo nelle scelte di volontà di libertà dei prossimi mesi quando una persona ha dichiarato quello che vuole fare, cioè vuole avere il contatto con la natura, vuole essere all'esterno e quindi godersi i paesaggi, godersi queste esperienze fuori dalle città. Quindi diciamo che come vignaioli e come cantine, come operatori e come Trentino, penso che se la sbagliamo stavolta non capita più una seconda chance. Ma il paesaggio ce l'abbiamo, il tuo sfondo penso che mette voglia di venirvi a trovare perché vedere questi boschi, il vigneto, il bel giardino che avete lì al Maso, insomma, mette voglia di venire a conoscere queste realtà. E quindi, insomma, Il penso lato che il qui è più futuro. interessante perché ci sono dentro le bottiglie, la verità, no? Il retro, lasciamolo perdere. Di solito la parte bella dei nostri incontri è da qua in avanti, no? Finiamo le chiacchiere. E finalmente andiamo a bere il vino. Però, insomma, in questo caso va bene anche così, insomma, dai. I brindisi li faremo in una seconda occasione, più avanti. È inevitabile, però adesso Bene. vabbè, abbiamo portato la Nocciola Schwarzo, quindi la Nocciola Palustella, il Teroldego Le Alber e il Trento Rosé 2015, ho messo Mentre il Pini avete il 2016 adesso? allora il O era Pini il 15 uscirà ancora? il 17, in Ah, commercio abbiamo 17. il 15 e usciremo col 17. Ah, ok. Usciremo con il 16, ho fatto un po' di grandine, quindi niente. Ah. Il Ternè 17, Pini 17. Ah, Però ok. stiamo temporeggiando un po', l'abbiamo Vi tenuta aspettiamo un ancora po'.
in barrique, ho detto, quando riparte un po' tutto lo imbottiglieremo. Va bene star lì a affinarsi, dai. Sì, dai. Diciamo così. Bene. Rudy, io ti ringrazio, grazie della bella chiacchierata. Grazie a te. Ci vedremo presto, speriamo di poterci muovere un po' più liberamente e poterci incontrare in cantina. Volentieri. Okay. Buona degustazione, allora. Grazie tante. Tante cose. Grazie tante. Ciao. Ciao. Grazie.